Che dire allora di tutte le malefatte della politica italiana? Non sono romana. Perché adesso tutti declamano per la giustizia. Ma come? Le mutande verdi, le cravatte verdi, tutti i deputati, senatori, parlamentari sono impicciati, industriali, che magari non sono impicciati, ma sono immorali. E adesso tutti fanno il piagnisteo pazzo, che vogliono giustizia contro la mafia romana, sì, ma la mafia romanica, italiana. La mafia è già quando tu congiuri contro il bene pubblico, nord e sud, tutta questa gente congiura, politici del nord, del sud, del centro, non importa. A voi fotteranno comunque i soldi. Beh, vi lascio, continuerò il video in casa. Ciao. Salve care amiche ed amici, eccomi di nuovo qua, in un'altra esilarante sessione di chimioterapia e fisioterapia. Esilarante perché adesso sto praticando niente di meno che la lampada di Aladino. Vabbè, mi vogliono cuocere il piede a microonde. Meno male che ho i piedi puliti, altrimenti ci sarebbe un odore a fette pazzesco. Allora, come dire, grazie di seguirmi. Volevo fare un video per ringraziarvi di aver superato le 70.000 visioni, ma già stiamo quasi alle 75.000. E non ho avuto tempo di fare quel video di ringraziamento, ne ho fatti altri che forse vi interesseranno di più. Colgo comunque l'occasione di ringraziare tutte e tutti voi che mi guardate di aver superato la barriera delle 74-75.000 visioni. Probabilmente farò un video alle 80.000 visioni per dirvi grazie. Grazie a tutte e tutti voi. Abbiamo raggiunto le 80.000 visioni del canale. Io preferirei 80.000 visioni a video, ma vabbè. C'ho più di 400 video, quindi sai quante visioni del canale sarebbero. Qua ci sono tutte le apparecchiature della chimioserologia. Ho caricato dei video in questi giorni che sono stati visti abbastanza volte, un centinaio. Vi ringrazio di vedere i miei video e di preferire il mio canale ad altri. Vi ringrazio di seguirmi con assiduità. Il vostro stanco mentale sta in terapia, non intensiva, ma in terapia. Forse oggi farò un altro video, non lo so, fatto su un tema che si parla ultimamente, la mafia romana, che tutti ne parlano come se fosse l'ultima novità, e certo è l'ultima novità, ma non è l'unica, ce ne sono state tante prima. E non si è mai fatto niente, adesso si farà qualcosa, vogliono fare leggi straordinarie, si farà qualcosa. Che si è fatto della banda della Maiana, della Uno Bianca, attentato a Girovoppoli, tutto sotto indagine, tutto offuscato. Spero che questa volta si faccia qualcosa, anche perché magari sono i soliti noti di sempre che si ripresentano a fare stesse ronzate.